One Podcast. Ma perché qualcuno si dovrebbe vergognare di aver fatto sexting o di essersi scambiato delle immagini intime? Sono d'accordo. Io e te stavamo insieme, cioè avremo il diritto di fare quel cazzo che ci pare. Ciao a tutti, io sono Martina Socrate e sono una content creator e una ragazza della generazione Z. Questo è Gen Sex, il podcast sul sesso. Quello che hai fatto, che non hai fatto o che stai per fare. Senza vincoli, imbarazzo e nemmeno troppi sbatti. 2 milioni di persone. È questo il numero delle vittime della diffusione non consensuale di materiale intimo in Italia. È un dato reso pubblico da un'associazione no profit che si chiama Permesso Negato e che si occupa di promozione sociale e di sviluppare tecnologie e strategie per la non proliferazione della pornografia non consensuale. In altre parole, il revenge porn, che è il nostro argomento di oggi. Io non vedo l'ora di presentarvi il mio ospite e di entrare nel vivo della puntata. Ecco, oggi per affrontare al meglio questo tema c'è lei, metà umana e metà avvocata, Kathy La Torre. Benvenuta a Gen Sex. Grazie di questo invito. Allora, io inizio con una domanda bruciapelo. Preferisci avvocata o avvocato? Allora, io preferisco avvocata e mi chiamo così perché così le persone si abituano anche all'idea che esistono, no, le professioni declinate al femminile, anche perché se ci fai caso non abbiamo nessun problema a dire maestra, bidella, segretaria, però a dire avvocata, ingegnera, architetta abbiamo un po' più problemi, no? Diciamo è cacofonico. Allora, per evitare questa che rimanga sempre cacofonico, io lo ripeto spesso e mi chiamo avvocata. Tuttavia, se qualcuno mi definisce avvocato o mi chiama avvocato, non mi offendo, anche perché sono una persona non binaria, quindi ci si può rivolgere a me sia al femminile che al maschile. Lo dico anche a te, okay. Se ti viene di chiamarmi al maschile, non, va bene. Non farti problemi. Allora, il tema di oggi, come ben sai, è revenge porn, ma io so che questo termine non ti fa tanto impazzire, mi spieghi perché? Non è che non faccia impazzire me, in realtà da parecchio tempo tante persone abbiamo sposato il motto non chiamatelo revenge porn. Perché? Che cos'è il revenge porn? È la diffusione di immagini intime sessuali senza il consenso della persona che viene ripresa in quelle immagini. Ma se io dico revenge, che vuol dire vendetta, e porn, che vuol dire pornografico, mm-hmm. È come se io stessi dicendo che se io e te ci lasciamo, ok, e tu diffondi delle immagini in cui io e te facevamo sesso, in cui io magari ero nuda, eccetera, io ho fatto qualcosa, no, per meritarmi questa tua vendetta. Ok, quindi la vendetta comporta un me lo sono meritata. Esatto, ho fatto qualcosa per meritarmi, no, quel comportamento da parte tua. E allora da qualche anno anche nel diritto a livello internazionale non utilizziamo più questa espressione, ma utilizziamo l'espressione o abuso per immagini, abuso sessuale per immagini, oppure più correttamente diffusione non consensuale di immagini intime, cioè diffondi immagini intime senza il consenso della persona ritratta, ok? Non mi ero mai soffermata sul termine revenge, cioè so esattamente cosa vuol dire, però si usa così tanto che non ci fai un pensiero sopra, invece è molto interessante. Beh, è come una forma di vittimizzazione secondaria, cioè è come se tu dicessi in fondo io ho subito quella cosa, no? Hanno mandato le mie foto, me lo sono meritato, avrò fatto qualcosa. Che la prima cosa che facciamo quando andiamo a raccontare di aver subito un torto anche alle nostre amiche e ai nostri amici, no? Dice: ah, ma mi ha fatto un torto quell'amica, quell'amico. Qual è la prima risposta che ci dice l'amico o l'amica a cui l'abbiamo confidato? Che hai fatto? Esatto. Perché ti facesse o reagisse così? Se ti posso dire, ci arrivano tantissimi messaggi che trattano proprio questo argomento.
Ciao Martina, sono una ragazza di 26 anni e sono stata un anno e mezzo con un ragazzo. Mentre stavamo insieme abbiamo fatto sexting e scambiato foto in chat. Il punto è che ora io l'ho lasciato e mi minaccia di mettere in giro le foto e mandarle ai nostri amici. Sono terrorizzata e non so cosa fare. Non ne parlo con nessuno perché mi vergogno. Io so che non avrei dovuto mandargli certe foto e ora mi sento impotente. Che cosa posso fare? Cioè, Katie, a te quante storie tipo questa arrivano? Cosa possiamo consigliare di fare a questa ragazza? Tipo 100 al giorno. Cioè, no, il problema è reale. Il problema è realissimo e devo dire questo, che intanto, diciamo, la minaccia di diffondere chat intime, soprattutto di sexting, è molto diffusa sia tra le ragazze che tra i ragazzi, mentre invece quella di diffondere foto nude e riguarda più i ragazzi nei confronti delle ragazze, perché culturalmente se io mando in giro un video di un ragazzo e una ragazza che fanno sesso, c'è parità tra gli uomini e le donne, tra i ragazzi e le ragazze su questo? No. Ovviamente è un fatto culturale, non è colpa dei ragazzi se loro sono dei gigolò e le ragazze, se fanno sesso, sono tutte delle zoccole. Non è una cosa che viene, diciamo, alimentata solo dai maschi, è la cosiddetta cultura patriarcale. Anche noi donne molto spesso veicoliamo la stessa identica, no? Idea. Sì. Ma perché qualcuno si dovrebbe vergognare di aver fatto sexting o di essersi scambiato delle immagini intime? Sono d'accordo. Io e te stavamo insieme, cioè avremo il diritto di fare quel cazzo che ci pare. Noi dobbiamo renderci conto che quando una relazione finisce, il materiale che ci siamo scambiati rimane comunque nostro. Si chiama intimo perché è mio e tuo. E il fatto di poterlo utilizzare contro di te, che tu sia un ragazzo, che tu sia una ragazza, sganciamoci dai generi, ma il fatto di poter utilizzare qualcosa che abbiamo prodotto insieme, abbiamo vissuto insieme contro di te, in generale fa orrore, fa schifo, ci dà l'idea di qualcosa che se tu mi lasci io in qualche modo ti devo rovinare la vita. Ma noi che idea vogliamo avere delle relazioni? C'è un'idea in cui di base quando finisce una relazione passiamo un anno e mezzo, mesi ad avvelenare la vita all'altra persona e avvelenarci la nostra di conseguenza. Perché voi pensate che il fatto di fare questa cosa metta nei guai solo la vittima? Ma potrebbe rovinare la vita a voi. Io seguo ogni anno centinaia di casi di questo tipo, in cui quando la ragazza o il ragazzo trovano il coraggio di denunciare, va bene, la loro vita molto spesso è compromessa, hanno avuto un dramma, ma dall'altra parte rischi pure il carcere, rischi di avere la fedina penale macchiata, rischi decine di migliaia di euro di spese legali, rischi un processo. Cioè le implicazioni di queste furbate sono gravissime sia per chi le riceve che per chi le compie. A ogni modo diciamo le cose che possono succedere a una ragazza o un ragazzo in rete oggi sono tantissime. Può darsi che prendano la tua foto, la mettono su uno di questi gruppi, ci mettono accanto il tuo nome, il tuo cognome, il tuo numero di cellulare. E quindi dopo si chiama doxing questo fenomeno, cioè diffondere alcuni dei tuoi dati personali di modo che dopo tu vieni continuamente contattata da chi ti molesta, da chi ti insulta. Poi ci sono invece situazioni in cui magari ci si lascia e la prima cosa che succede è l'altra persona che ti minaccia e dice: io renderò pubblica questa cosa. In questo caso, per esempio, io suggerisco sempre di mandare una lettera. Cioè, appena vi lasciate, se tu sai che la persona con cui sei stata
e in possesso di vostro materiale intimo, ok? Fai una cosa, fate una cosa, mandate un messaggio e scrivete: guarda, tu hai nel tuo cellulare delle nostre foto intime, dei nostri video intimi. Messaggio o email? Uguale, perché tanto sono prove. Okay. Potete mandare un messaggio, un'email in cui dite: tu nel tuo cellulare hai questo materiale. Ti ricordo che secondo la legge tu non lo puoi diffondere, perché ovviamente se lo può guardare infinite volte, cioè nel senso, a me una delle cose che ha sconvolto maggiormente è stato sapere che le persone non sanno che possiamo essere ripresi mentre facciamo sesso anche a nostra insaputa. Voi direte: com'è possibile? Mm-hmm. È possibile perché la giurisprudenza, quindi le corti, i giudici, da lungo tempo hanno detto: è un patto di intimità, quando io sono da sola con te accetto, anche addirittura posso essere registrata con la mia voce, perché la persona che ha fatto sesso con noi può rivedere quelle immagini a proprio uso e consumo. Senza dirlo? Senza dirlo, certo. Ma voglio dire, se io e te facciamo sesso, io potrò nella mia memoria ricordarmi mille milioni di volte quell'immagine. Quello che rende quella cosa illegale è diffondere quell'immagine. Io, per me, per come me la vivo io, ad esempio, se io sapessi che mio fidanzato mi filma di nascosto e lo scopro, io mi sento, cioè per me è un tradimento emotivo, perché dico: era un momento intimo tra noi, lo sento come una cosa, volevo essere avvisata. Questo hai assolutamente ragione, cioè, però io ti voglio dire quello che la giurisprudenza adesso, la giurisprudenza dice: così come tu puoi fissare quell'immagine nella tua memoria, la puoi fissare anche nella memoria del cellulare. L'importante è che tu non la diffonda. Mm-hmm. E la stessa cosa avviene con una registrazione, quindi se io e te siamo nella stessa stanza e parliamo, io tecnicamente potrei registrare quello che ci diciamo, ok? L'importante è che io non diffonda ad altri quella registrazione, però potrei utilizzarla come prova. E se invece, domanda, io non lo posso diffondere, ma se prendo quel video e lo faccio vedere un amico, non glielo uguale mando, eh? È comunque diffusione. Diffondere, la normativa parla di diffusione. Allora, in quel caso si manda una mail o un messaggio, dice: intanto ti ricordo che questo video e queste immagini non puoi né diffonderle né mostrarle ad altri. Se volete essere specifici, meglio, così appunto, certo, si chiarisce questo dubbio che avevi tu stessa. Se lo fai, sappi che puoi finire anche in galera, cioè potete andare, e comunque io ti chiedo di cancellare quel materiale, ti chiedo di cancellarlo da tutti i tuoi dispositivi. Vi costituite, precostituite una prova. Ok. Questo già in assenza di minaccia. Se invece avete ricevuto una minaccia, andate a fare denuncia. È abbastanza che una persona vi minacci di diffondere qualcosa per poter sporgere denuncia. Esatto. Ok. Cosa succede? La stragrande maggioranza delle volte vi ritroverete davanti a degli ufficiali, dei carabinieri, degli ufficiali della polizia postale, che vi dice: vabbè, ma non c'è il fatto, c'è la minaccia. Dovete rispondere che anche la minaccia costituisce essa stessa, no? La minaccia di farti un danno ingiusto, di causarti un danno ingiusto, costituisce essa stessa un reato. Ma soprattutto dovete dire a chi avete di fronte, se fa parte di un'autorità pubblica, dobbiamo aspettare di essere vittime, di essere, diciamo, ma ti ha minacciato. Non l'ho ancora fatto, quindi non l'ho ancora fatto. Niente. Sì, ok, quindi dobbiamo aspettare che il danno è fatto. No, lo dobbiamo prevenire. Il danno con quella denuncia potete rivolgervi a il garante della privacy, ha messo in atto una procedura sul proprio sito per cui tu carichi quell'immagine, ok, e quell'immagine che hai magari anche tu nel tuo cellulare, tu carichi quell'immagine e quell'immagine viene marchiata con un software. Mm-hmm. e praticamente verrà vaporizzata, dissolta su ogni social.
Questo è un software che è in possesso sia di TikTok che di Meta che di Google. Il vero problema è quando tu quell'immagine non ce l'hai, magari ce l'ha solo la persona nel suo cellulare. E allora in quel caso cosa succede? Succede che se tu avverti questa cosa viene immediatamente da Meta rimossa. In queste situazioni, quanto è importante il tempismo? Sicuramente molto importante, è un percorso quello di consapevolezza rispetto ai propri diritti. Secondo la normativa, quindi la legge, quella sul revenge porn, sulla diffusione non consensuale di immagini intime, quello che viene punito è la diffusione di immagini intime sessuali. Quando io dico immagini, vuol dire che il sexting, quindi una chat sessuale con contenuto verbale sessualmente esplicito, non è considerato. Quindi gli screen, no? Gli screen Di una di chat. una chat, no, ci deve essere o un video o un'immagine. Questo è un grande E problema. infatti perché secondo te non l'hanno ancora? Perché la legge parla di immagini e video a contenuto sessuale intimo esplicito e la giurisprudenza nell'interpretare, la giurisprudenza che ricordo è fatta dalle sentenze dei giudici che certo hanno un'età media altina, hanno considerato che la dicitura immagini si possa riferire solo a dei video o a delle foto. Noi gli abbiamo spiegato in tutte le salse che in realtà il vero problema sono le chat, cioè in cui diciamo ci scriviamo tutti i modi in cui vorremmo fare sesso o le cose che vorremmo fare o farci reciprocamente, perché sono altrettanto, no, Intime, invasive e certo. intime. Però niente, non è così semplice cambiare, cioè torno a ripetere, cioè una legge che comunque c'è da qualche tempo, però poi nell'applicazione ad applicarlo sono persone di 50-60 anni, quindi non hanno proprio, o se l'hanno fatto, non gli è mai capitato di subire la minaccia della diffusione, però per dirti io che sono una persona molto attenta a non inviare mai immagini mie, se non quelle magari del seno, ma perché io non ho nessun problema, ho fatto anche una riduzione del seno, quindi io mi dico, vabbè, se il mio seno dovesse finire in diretta nazionale, chi se ne frega, alzi la mano chi non ha visto le tette di Katy La Torre in Italia, po in pochi, scherzi a parte, cioè voglio dire, io ci ho fatto anche una battaglia, no, sul tema del seno, ho fatto una riduzione per la mia disforia di genere, quindi a parte inviare appunto magari delle immagini di nudità che riguardano il seno, sto molto molto attenta e devo dire limito la mia libertà anche nell'esercizio verbale del sexting che vorrei fare, perché chiaramente cioè, sono terrorizzata. Cioè. Esatto, come ti senti a riguardo? Cioè, nel senso, tu dici io mi limito perché conosco bene i rischi. Cioè, Io ti mi fa sento incazzare questa cosa? incazzata Perché a me perché dico, ma farebbe perché me devo mi fa limitare io? incazzare, Perché mi devo esatto. limitare io? Perché mi devo limitare io? Diciamo che sto particolarmente attenta anche alle parole che utilizzo, però mi fa incazzare che io debba limitarmi invece nella mia sfera sessuale, e dove io voglio essere libera come tutte le altre persone, no? Molto spesso, soprattutto quando si tratta di deepfake, appena sono usciti, io mi sono detto, oddio, questa cosa qui mi terrorizza. I deepfake, per chi magari non lo sa, sono video e non solo falsi e generati attraverso intelligenza artificiale. Praticamente possono essere utilizzati un po' per tutto, ma anche per modificare le vostre immagini rendendole immagini intime. Tipo, faccio un esempio, in una foto in cui indossate il costume, con i deepfake vi viene tolto il costume. E mi faccio delle domande e non trovo delle risposte, quindi inizio col farti la prima, ovvero. Come mi accorgo se qualcuno si è impossessato di foto mie prima che vengano effettivamente pubblicate? E in generale, che cosa fare se io so che una persona potrebbe aver preso la mia immagine e utilizzata in modo illecito?
Allora, ci sono diverse ipotesi da fare. Intanto fai bene ad aver paura dei deepfake, e in realtà tutti e tutte dovremmo aver paura dei deepfake, perché tra un po' diventerà un giochino che faremo con delle app tra compagni di scuola, amici e via discorrendo. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo sapere è che l'immagine, anche delle persone pubbliche, appartiene comunque alla persona che viene ritratta. Non è che se io metto su Instagram una mia foto diventa di chiunque, è comunque mia. E se tu la prendi e ne fai un uso distorto al punto tale da alterare la mia immagine, violare la mia dignità, stai commettendo un reato. Vari reati, dipende da quanto è grave, potrebbe essere diffamazione, potrebbe essere furto d'identità. Vi faccio un esempio: io su Tinder non ci posso andare perché è pieno di profili miei, diciamo Fake. fake, di persone che si sono impossessate della mia immagine per fare dei profili, al punto tale che quando a un certo punto ho aperto un profilo Tinder, e non so, io scrivevo a delle tipe e mi dicevano: eh sì, perché non sei veramente tu. No, ma come non sono veramente io? C'è un altro profilo col tuo nome. Cioè, a un certo punto ho chiuso il profilo, ho detto: ammazza, non posso manco avere un cazzo di profilo Tinder, perché praticamente hanno saccheggiato la mia immagine. E diciamo, anche quella cosa lì è reato secondo la nuova direttiva europea su il contrasto alla violenza, alle forme di violenza online. Tra poco diventerà anche un reato in Italia a breve, già un reato in molti paesi dell'Unione Europea. Quindi l'immagine non è poi di dominio pubblico, no, non appartiene a chiunque. Sicuramente quando noi siamo persone famose o note al pubblico, quando mettiamo un'immagine c'è una percentuale più alta che venga presa, saccheggiata e utilizzata per fini distorti. Perché cioè, non è che io posso sapere, ho la sfera di cristallo, se qualcuno si impossesserà di una mia immagine. Per esempio, a un certo punto avevo scoperto che c'era un gruppo Telegram, perché nel 2019 nel 2020 ho aiutato la polizia postale e tante donne a far chiudere alcuni gruppi Telegram tipo Sesso e Quelli là Pastorizia, la Bibbia, famosissimi, esatto, purtroppo. dove là dentro avviene qualsiasi cosa, stupri virtuali, eccetera. E quindi sono stata presa di mira da alcune delle persone che facevano parte di questo gruppo. Avevano creato un gruppo Telegram in cui c'erano tutte delle immagini mie alterate da ovviamente dal deepfake. In una io facevo una fellazio mentre venivo accoltellata alla giugulare e sprizzava il sangue da questa vena. E sapete chi l'ha scoperto? Mia Ma nipote stai di 17 anni, scherzando? dice: zia, guarda che su Telegram c'è questa immagine tua che gira. Ed erano forme ovviamente di vendetta, no? Di offesa nei miei confronti. In quel caso io non sono nemmeno riuscita a rintracciare chi l'ha fatto, perché era su Telegram. Telegram, ricordiamoci, è un social a tutti gli effetti che è basato in Russia e la cui caratteristica principale è quella che in gergo viene chiamata la crittografia end-to-end, cioè l'anonimato. Sostanzialmente le nostre comunicazioni non verranno viste da nessun altro, sono crittografate, anonimizzate, e quindi se la polizia postale o qualcuno dice: io vorrei avere la conversazione che si sono scambiati loro due su Telegram, la Russia dice: no, io non te lo do, perché le mie policy garantiscono agli iscritti questo anonimato, e quindi io non le violerò né mo né mai, nemmeno davanti all'esibizione di un mandato di un giudice. Mentre WhatsApp, che appartiene al gruppo Meta, una collaborazione con le autorità La dà. l'ha sempre avuta, la dà. Telegram no. Zero, cioè Telegram è proprio la sua nascita, la sua virtù è l'anonimato. L'unica cosa che si può fare è segnalare alcune chat dal contenuto ovviamente pedopornografico. Allora, in quel caso, loro che hanno una policy interna che prevede la cancellazione di queste chat, le chiudono.
ma le chiudono e poi sapete dopo quanto riappaiono nuovi gruppi? Dopo un mese, 2 settimane, Immagino. così. Voi direte, ma perché devo denunciare se mi hai appena detto che tanto poi non succede nulla? Per una serie di cose. Primo perché chi fa questi gruppi sbaglia. Come ho fatto io a far chiudere una serie di gruppi? In uno di questi gruppi c'era un ragazzo che aveva postato le foto della propria figlia di 3 anni ed era un gruppo pedopornografico a tutti gli effetti. E questo qui aveva utilizzato il suo numero di cellulare e il suo nome e cognome collegato, no? Ho passato notte e giorno per circa 13 giorni, ho setacciato quel gruppo di pedopornografia e sono riuscita a individuare alcune persone che si erano registrate con il loro nome e cognome e non con un nickname. Ho fatto un esposto, quindi diciamo una denuncia alla magistratura. Insomma, ho fatto tutte delle ricerche in totale autonomia. Certo, sono un Certo. avvocato, quindi lavoro con il tema dell'odio in rete da tanti anni. So usare bene la profilazione, cioè so usare gli strumenti digitali per, ok, capire, risalire. E in studio utilizziamo anche software e proprio modalità di acquisizione della prova digital forensics, si chiama, cioè alcuni dei software che usa la polizia postale. Ho fatto tutto il mio plico e sono andata alla polizia postale a denunciare una serie di persone, appunto, pedofile. E ora sono tutti in carcere. Bene. Quindi, come dire. Quando voi andate a denunciare un fatto così, state mettendo la polizia postale nella condizione di poter indagare a tutto tondo su quel gruppo. Magari non trovano la persona che ha messo la foto vostra, però trovano persone che hanno messo altre Altre, foto e ok. comunque magari riescono a far chiudere. E infine, ultima cosa e non da poco, i numeri. A noi interessa sapere, ma quanto è grande questo fenomeno? E se non denunciamo, non possiamo sapere quanto è diffuso. Sapere quanto è diffuso ci permette di dire anche alla politica, a chi ci governa, ma voi che cosa pensate di fare? Cioè, abbiamo delle leggi del 1942 e Certo. viviamo in un mondo iperdigitalizzato. Quando pensate di fare delle leggi che riguardano anche i giovani e come loro vivono e gli abusi che subiscono nella rete? Sono totalmente d'accordo. Io non mi sento ancora protetta. Ma in parte non lo sai, perché per esempio un'altra cosa che molte persone non sanno, creare un profilo fake, ok, è un reato. E però è un reato che si chiama furto d'identità, è un reato secondo il nostro codice penale che è del 1942. Però quando loro l'hanno scritto, si immaginavano all'identità tipo io comincio nella realtà chiamano a usare il tuo Cambiare nome, nome, eccetera, sì. eccetera. Ma nel momento in cui tu crei un fake, gli dai pure da mangiare, metti in posti immagini, quelle immagini da qualche parte l'hai prese, stai creando l'illusione che quella persona sia reale e per la legge è un reato. Anzi, per l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato di una norma del 1942. Quindi bisogna stare anche molto attenti a come ci comportiamo in rete. Sostanzialmente il tema è perché ci dobbiamo limitare noi. Non dovremmo in astratto. Sicuramente il garante della privacy dà dei suggerimenti concreti. Cosa fare per evitare utilizzare la funzione messaggi effimeri, che non sono screenshottabili. Questo è un buon esempio. Se mandiamo delle immagini, magari evitare di farlo con segni distintivi particolari, quindi se abbiamo dei Tatuaggi. tatuaggi particolari, però poi torno a ripetere, è una scelta anche di ognuno di noi. Io per esempio quando vado nelle scuole sento gli insegnanti che dicono, vabbè, ma voi per evitare di finire in quei post, in quelle chat, non dovete fotografarvi quando siete al mare, quando siete in minigonna, ma vaffanculo, ma sarò libera di fotografarmi al mare in minigonna?
cioè non ho capito, il problema sono io che mi voglio fare una foto o chi prende quella foto per Brava. metterla dentro un Brava. gruppo? Cioè io dico, io mi alzo sempre e dico no, scusi, io non vorrei che insegnassimo ai ragazzi e alle ragazze di limitare le proprie libertà perché qualcuno, no, poi si approfitta, Potrebbe. potrebbe. Cioè si dovranno limitare quelli che utilizzano impropriamente la tua immagine e non tu che vuoi avere una vita normale, farti una foto al mare. Infatti, toccando esattamente questo argomento e ricollegandomi un attimino anche alla mail, la ragazza ci dice che si sente impotente. Io ho scoperto recentemente, ti dico proprio questa cosa perché mi ha fatto ridere e poi mi ha fatto riflettere, perché mi sono cercata su Google, ogni tanto si fa per controllare che sia tutto ok, no? E tra i risultati di ricerca è uscito Martina Socrate nuda. E ho detto, oddio, mi sono preso un colpo all'inizio e ho detto, che cos'è questa roba? E mi è uscito il sito di questo forum che aveva raggruppato tutte le mie foto in costume che io avevo pubblicato sui miei social, al mare, quindi in spiaggia, non lo so, ero in costume, aveva un senso. E questa cosa mi ha fatto dire: ok, cioè ci sono persone che guardano i miei contenuti con quel fine e hanno preso queste foto e le hanno cambiato contesto. Quindi come dire, il significato di quella foto diventa diverso senza che io l'abbia deciso, no? Ma quindi io cioè, per questo forum con le mie foto posso fare qualcosa o? Assolutamente sì, puoi scrivere al forum per chiedere la rimozione delle tue immagini per violazione del copyright, cioè la tua immagine è sottoposta a un diritto, no? Che è il tuo diritto d'immagine e anche il tuo diritto d'autore, le hai fatte tu, le hai scattate tu, sono tue. Per esempio su Instagram, se su Instagram qualcuno prende un tuo reel, lo utilizza per farci un contenuto in cui magari ti usa come espediente per raccontare un fatto, ti usa per Gli stitch di criticarti. TikTok. Esatto, i famosi stitch di TikTok. In realtà, se tu lo vuoi far buttare giù, compili il form come violazione del copyright e sia su TikTok che su Instagram devono essere buttati giù entro 12 ore. Ma assurdo, allora perché esiste questa possibilità? Cioè, se. Perché le persone non sanno che esiste il diritto d'autore. Su TikTok è molto utilizzato, su Instagram, se ci fai caso, non esiste questa No, versione. lo Stitch esatto, non esiste su Instagram, ma su TikTok. E molto spesso io quando vedo uno Stitch so che c'è una polemica sotto, nel senso che spesso i video con Stitch è tipo, metti, c'è una persona che prende lo Stitch di un mio video e poi commenta, maggior parte dei casi, in modo negativo. E infatti mi Però sono anche su sempre detta. TikTok vale la stessa E vale infatti, identica quindi, cioè, regola. se io voglio, quindi posso avvalermi di questo diritto. Perché alla fine su Instagram, per esempio, facci caso, non si può fare. Io l'ultima volta ho fatto buttare giù in pochissime ore le stories e il reel di una persona che sostanzialmente è una personal trainer e utilizzava l'immagine di una mia assistita che ha un corpo grasso per dire: vedete, se non fate sport diventate come lei. È durato il battito di una palpebra. Però vero è che, cioè, come dire, cioè, queste sono cose che però si può fare in autonomia, lo potete Sì. fare, c'è proprio la funzione su Instagram, violazione del copyright, quella è proprio quella che va, in 2 minuti te la buttano giù. A proposito di questo, io direi che è un momento perfetto per il Better Call di Expert, e in questo caso l'esperto tu lo conosci molto bene perché è Matteo Flora. È docente di corporate reputation, imprenditore e divulgatore, appunto fondatore di The Fool, la società leader nella reputazione. E anche la statistica che io ho citato all'inizio ha a che fare con lui, perché lui è anche presidente dell'associazione che prima tu hai citato, che è Permesso Negato, che è un'associazione che si occupa del supporto tecnologico alle vittime di pornografia non consensuale. Quindi io gli ho fatto proprio una domanda specifica e gli ho chiesto esattamente di dirmi se esiste una procedura che i social mettono a disposizione per cancellare immagini intime in rete. E lui mi ha mandato questo vocale che noi adesso ascoltiamo insieme.
come muoversi per rimuovere i contenuti. Prima cosa, segnalare alle piattaforme. Non è perfetta come metodologia, ma tutte le piattaforme, Instagram, Facebook, TikTok, hanno delle funzioni proprio per la pornografia non consensuale. Se hai meno di 18 anni, il sito si chiama Take It Down ed è creato in collaborazione col governo americano. Fa in modo di creare delle firme digitali che vengono mandate al National Center americano e che le piattaforme come Instagram, Facebook, TikTok utilizzano per scansionare i contenuti e rimuoverlo se lo trovano. Se sei maggiorenne, l'equivalente si chiama stopncii.org e fa la stessa cosa. Per minorenni e maggiorenni, il garante della privacy ha delle funzioni specifiche e noi di Permesso Negato siamo sempre a disposizione per assistere, compreso per dare orientamento legale o primo soccorso psicologico. La cosa importante è ricordarsi che non si è sole e soli, che ci sono un sacco di professionisti che possono dare una mano e che i tempi sono maturati ed esistono opportunità concrete per bloccare la proliferazione di questi contenuti. Incredibile che io non avessi idea che esistessero questi due strumenti di cui parlo prima che mi mancavano per affrontare la situazione. Tutti abbiamo i social alla fine, soprattutto dalla tenera età ormai. Spoiler, non lo sa quasi nessuno. Esatto. Perché in realtà le piattaforme non pubblicizzano molto questo servizio, perché per loro è un costo, no? Un costo di personale, bisogna attivare il software, bisogna che ci siano dietro, diciamo, delle persone che poi materialmente lavorano, certo. Stanno dietro a questa cosa. Tuttavia, io penso che invece sia una delle cose che le piattaforme dovrebbero tanto pubblicizzare. Certo. E spetta anche a tutte e tutti noi farlo. Io lo faccio di continuo, cioè l'ho scritto nel mio libro, ne parlo sui social, c'è questa procedura sul garante della privacy, potete rivolgervi a Permesso Negato. Dopodiché il problema è farlo ripetutamente, perché se non lo sa una persona della tua età, figurati se lo sa una persona della mia età. Certo. No? Io sono tutto tranne che nativa digitale. È stata una chiacchierata molto ricca, molto fitta, molto proficua, quindi ti ringrazio, Katie. Di solito alla fine di ogni puntata noi facciamo un po' un riassunto per far tenere a mente le cose importanti ai nostri ascoltatori. Momento do's and don'ts, quindi cose da fare e cose da non fare. Quindi cosa fare e cosa non fare per evitare che le tue immagini intime vengano conservate e usate in modo improprio? Allora, sicuramente cosa fare? Utilizzare le immagini effimere. Ovviamente se noi invece non l'abbiamo utilizzato e sul cellulare di qualcuno con cui abbiamo fatto sexting o con cui abbiamo, diciamo, ci siamo ripresi eccetera, possiamo inviare anche solo un messaggio: ti ricordo che secondo la legge finisci in galera se fai questa cosa qui, te lo puoi guardare ma non si può diffondere, comunque te ne chiedo la cancellazione. Mm-hmm. Che cosa non fare? Non sentirsi in colpa. Giusto. Alla fine c'è questa idea che le persone che subiscono un torto o le persone che semplicemente hanno avuto una vita sessuale o le persone che si sono fidate o affidate a qualcun altro debbano essere loro a sentirsi in colpa e non chi ha violato quella fiducia, quell'intimità e anche la legge, io la ritengo la più grave forma di ingiustizia. Sono d'accordo. È un'ingiustizia che le persone debbano limitare la propria libertà. Mm-hmm. E invece non vada limitata la libertà, ma proprio anche a volte fisica, delle persone che ci minacciano di farci del male utilizzando qualcosa che appartiene alla nostra sfera dell'intimità. Questa è un'ingiustizia che noi non possiamo più tollerare. Poi la cosa da fare è informarsi, chiedere aiuto, molto essere persone importante. Sempre consapevoli, come abbiamo già detto, l'ha detto anche Matteo Flora, Permesso Negato a disposizione, io sono a disposizione, cioè se avete bisogno scrivetemi, tu sarai a disposizione, certo. Se avete bisogno scriveteci, perché sono sicura che diciamo insieme questa battaglia si può combattere in maniera più efficace. Esatto ragazzi, state allerta, ricordatevi che se doveste avere dei problemi del genere non siete soli, esistono realtà come appunto Permesso Negato che abbiamo citato prima e un sacco di esperti professionisti come Katie a cui chiedere aiuto nel momento del bisogno, e
le cose piano piano, io mi auguro, però insomma ci stiamo attivando anche per questo, stanno cambiando, quindi ricordatevi che non siete soli se vi succedono queste cose qui, e ci sta che si va nel panico se ci si trovi in una situazione del genere, però questa puntata esiste proprio per questo, cioè quando magari vi trovate in balia di una situazione del genere in cui dite oddio adesso cosa faccio, spero che abbiate ricordo di questa puntata e che riusciate a ricordarvi un po' di informazioni che vi abbiamo dato qui. Per ultima cosa vi ricordo, giusto così ve lo segnate, i siti che ci ha consigliato Matteo prima nel vocale, che sono per i minori di 18 anni Take It Down e per i maggiorenni invece stopnci.org. Grazie Katy per essere stata con noi, sei stata fantastica. Però non avevamo Grazie. dubbi. Grazie a te e ci rivediamo presto con un prossimo progetto ZX. Chi lo sa? ZX. Vi ricordo che se volete parlare delle vostre storie e esperienze, magari farle diventare una puntata, potete scrivermi alla mail sosgenzex con la z @gmail.com e io leggerò tutto, insomma. Intanto vi dico che noi ci vediamo alla prossima puntata di Gen Zex. Baci! Gen Zex è un podcast di e con Martina Socrate, che sono io ragazzi. Scritto da Miriam Cataldi, ripresa audio a cura di Lorenzo Di Tria e Matteo Milani, riprese video Ismaele Cristiano, montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Un grazie speciale alla mia super agenzia Doom, o come vorrebbe Carolina, Doom Entertainment, una produzione One Podcast.